Foa, Vetnefesh. Celeste Mugia, Vetnefesh. Cesare Davide Segre, Vetnefesh. Ermelinda Bella Segre, Vetnefesh. Adele Carmi, Vetnefesh. Ida Gina Carmi Vulpes, Vetnefesh. Enrica De Benedetti, Vetnefesh. Giacomo Diena, Vetnefesh. Iole Foa, Vetnefesh. Olga Franchetti, Vetnefesh. Amadio Iona, Vetnefesh. Annetta Iona, Vetnefesh. Enrichetta Iona, Vetnefesh. Felice Iona, Vetnefesh. Giuseppe Iona, Vetnefesh. Giuseppe Emanuele Lebris, Vetnefesh. Silvia Aurelia Allegra Levi Finzi, Vetnefesh. Giuseppe Migliaro, Vetnefesh. Augusta Missini, Vetnefesh. Edvige Nozzi, Vetnefesh. Guido Nozzi, Vetnefesh. Enrico Ottolenghi, Vetnefesh. Ada Vazza Vitale, Vetnefesh. Annetta Segre, Vetnefesh. Regina Segre Iona, Vetnefesh. Delia Segre Maroni, Vetnefesh. Salomone Tedeschi, Vetnefesh. Vittorio Tedeschi, Vetnefesh. Elvira Vitale Vazza, Vetnefesh. Giuseppe Weinberger, Vetnefesh. Ma l'uomo, con tutto quel suo vantato cervello, secondo voi, è forse un minore distruttore di se stesso? Avete girato per la terra e là ultimamente? Beh, io sì. E le ho esaminate le mirabili invenzioni dell'uomo? Beh, io vi assicuro che nelle arti della vita io non invento un bel niente. Ma nelle arti della morte, egli supera la stessa natura e produce con la chimica e la meccanica tutta la distruzione di cui sono capaci flagelli, pestilenze, carestie. Il contadino che io tento oggi mangia e beve le stesse cose di 10.000 anni fa e le case in cui vive si sono modificate in 1.000 secoli meno della moda del cappello femminile in poche settimane. Ma quando parte per uccidere, egli porta con sé un prodigio di meccanica che sprigiona sotto le sue dita tutte le piccole nascoste energie molecolari. Ah, un cammino enorme, dalla fionda al giavellotto alla freccia degli antenati. Nelle arti della pace l'uomo è buono a nulla. Il cuore non è tenere. Le sue fabbriche di cotone, le sue filande, io le ho viste, hanno macchinato, quale poteva inventarlo? Un cane che avesse fame di denaro, non d'osso. Io le conosco, le sue locomotive imperfette, le sue orrende macchine da scrivere, le sue fastidiose biciclette. Sono giocattoli in confronto alla mitragliatrice e ai sottomarini. Delle macchine industriali l'uomo non rivela che abilità ed inerzia. Il cuore lo mette nelle macchine da guerra. La legge. La legge è un pretesto per impiccarmi. La religione. La religione è un pretesto per odiare me, povero diavolo. L'ideale morale. Essere un signore. Un pretesto per consumare senza produrre. L'arte. Un pretesto per ammirare con voluta immagini di una forza che distrugge, che uccide. La politica. O l'adorazione di un despota, perché il despota può uccidere. O un parlamentare combattimento di galli. Io non molto tempo fa passai sopra un parlamento, anche molto famoso. Non vi sentì che discorsi come quelli della padella al paiuolo, fatti in là che tu mi tingi, oppure ministri che rispondevano alle interpellanze. E uscendo sulla porta, scrissi con il gesso il vecchio adagio delle balie: non fate domande e non vi si diranno menzogne. Comprai una rivista da 6 soldi, una cosa per tutti. Era piena di fotografie di giovani intenti a spararsi contro e a sputellarsi uno con l'altro. Vidi morire un uomo a Londra. Lasciò 17 sterline di assicurazione e 7 figliuoli. La moglie con i soldi li spese tutti per il funerale
e il giorno dopo si ritirò nell'asilo dei disoccupati, lei e i figliuoli. Per mandarli a scuola non avrebbe speso più di 6 pence. E nessuna legge lo obbligava a prescrivere che fossero istruiti gratis. Ma per la morte spese tutto quello che aveva. A questa gente l'idea della morte mette in moto le emozioni, suscita le energie, la amano la morte. E più è orrenda, più è truculenta, più lo spettacolo è interessante. Qual è la più alta composizione letteraria? La tragedia, un dramma dove tutti finiscono ammazzati. Leggete le cronache di un tempo. Fame, pestilenze, terremoti che dimostrano secondo l'uomo la grandezza e la maestà di Dio e la piccolezza degli esseri umani. Oppure leggete le cronache di oggi. Parlano di battaglie, no? Due masse umane che si sparano una contro l'altra, pallottole, proiettili esplosivi finché una delle due si dà la fuga. E l'altra dietro con la cavalleria che li segue e la fa a pezzi. E il popolo dietro a gridare slogan per la strada e a chiedere al nuovo governo di investire centinaia di milioni nel nuovo mezzo di distruzione di massa, mentre i ministri non spendono un soldo per la miseria e per tutti i mali che li circondano ad ogni dove. Io potrei citarvi mille esempi, ma la verità è una sola. È la forza della morte che governa il mondo, non quella della vita. L'intimo bisogno che ha dato alla vita l'energia per manifestarsi nell'uomo non è quello di una via più alta, ma è quello di un mezzo di distruzione più efficace. La peste e il terremoto erano troppo disordinati nella loro azione. Il coccodrillo e la tigre erano presto sazi. E poi non erano abbastanza crudeli. No, serviva un distruttore più implacabile, più tenace. Ed ecco, signore e signori, l'uomo, l'inventore della sedia elettrica, della forca, della tortura, ma soprattutto della giustizia, e del dovere, e del patriottismo, e di tutti quegli ismi capaci di trasformare anche il più intelligente e umanitario degli esseri viventi nel più feroce dei distruttori. E sono queste le creature nelle quali voi scoprirete quella che trovate e che chiamate una forza vitale? Più nessuno a protestare.